Siamo a Cantiano, nella Sala Capponi, dove è appena terminato lo spettacolo di Jacopo Fo. Siamo con Massimiliano Martini, presidente di Ecofatto e organizzatore di questo evento. Sì, ecco, questa è una partenza, questa di questa sera, riteniamo che sia anche ben riuscita, dove abbiamo, come dire, miscelato l'ironia, la satira a tematiche anche legate all'ecosostenibilità, e questo, come dire, ci dà ulteriore vigore e per, come dire, proporci nelle prossime attività. A partire proprio da sabato 13 ci trasferiremo direttamente a Piobbico, dove avremo con noi Patrizio Roversi e Andrea Segre. Parleremo di acqua, lo spettacolo è Waterfront, e in questo spettacolo, ecco, si confronteranno Patrizio Roversi, grande conoscitore di acqua e grande navigatore, con un agronomo che è conoscitore di acqua perché viene utilizzata poi per l'agricoltura. Conseguentemente, ecco, avremo anche lì, come questa sera, delle nozioni su cosa fare nel quotidiano per ridurre i nostri sprechi e essere un po' più in equilibrio con quello che è l'ecosistema. Quindi mi sembra di capire che c'è nel sottofondo il discorso della decrescita. Ci puoi spiegare bene questo concetto, perché le televisioni normalmente stanno ironizzando su questa decrescita, ma erroneamente, ovviamente, insomma. Sì, c'è un po' di tutto, diciamo. La decrescita è uno degli argomenti che si possono anche vedere nello sfondo di tutta questa rassegna. Significa che in qualche maniera dobbiamo sganciarci dal concetto di PIL, di prodotto interno lordo, perché il prodotto interno lordo ci cresce anche quando ci si rompe la macchina, quando siamo in autostrada, in pieno inverno, al freddo e sta piovendo. E quindi è un po', come dire, a volte anche l'indice della nostra sfiga, se vogliamo. E conseguentemente non dobbiamo più pensare alla crescita continua, anche perché la crescita continua significa consumo continuo di risorse di questo pianeta, e non ci siamo accorti che mentre abbiamo creato ovviamente dei debiti e una grande crisi economica, parallelamente nel consumare queste risorse che sono limitate abbiamo creato una grande crisi ambientale che è molto più importante. Quindi con È tempo di cambiare questa rassegna intendiamo ridare le giuste priorità, perché noi diciamo come associazione, è vero, senza soldi si fa difficile, è difficile insomma vivere, ma senza risorse come ad esempio l'acqua è impossibile vivere, insomma, quindi ci sono anche priorità diverse. Bene, grazie e complimenti per queste iniziative e in bocca al lupo per tutta la manifestazione. Grazie, aspettiamo una grande partecipazione. Perfetto. Amici di Onda Libera, un saluto.